Zelzol amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi siamo insieme alla nostri Buntreschi, quindi nella sfida dell'eredità. Allora, ho una notizia da dare, probabilmente ve l'avrò già detta, però diciamo che cronologicamente questo è l'evento successivo alla misfatta, mettiamola così. Ma voi vedrete questo video più avanti perché sono 4 video ancora da caricare, mi sembra, prima di arrivare a questo, per cui... vabbè, probabilmente quando vedrete questo video voi la cosa già la saprete perché avrò cominciato probabilmente il mio nuovo progetto. E, purtroppo ho perduto comunque la famiglia Watson, mannaggia miseria. Infatti ho fatto una rinfrescata generale al mio gioco, ho cambiato download, l'ho risistemato, l'ho addirittura reinstallato per ripulirlo completamente. Non che fosse necessario, per carità, è stata una fissazione mia. Comunque. Purtroppo però in tutto questo marasma, ecco, mi sono resa conto anche che qui il tetto è sbagliato, in questo marasma la famiglia Watson, quindi Dakota, eccetera, l'ho perduta e la cosa non mi fa affatto piacere, però che ce devo fa? Ecco, mi sono resa conto che anche qui manca il tetto. No, ho appena finita questa casa, quindi la testerò con voi per vedere se tutto funziona come deve funzionare. E niente. Ok, dai, direi di entrare nel vivo, e anche in modalità vivi. Questa è la casa. Al momento il giardino, purtroppo l'esterno non è molto ricco di alberi e vegetazione, perché ahimè non ho finito i soldi, sono con 68 simoleon. Comunque, questa è la casa, l'ingresso. Qua c'è la macchinina che mi piace un sacco. Qua abbiamo il giardino dove c'è la yoga, c'è il barbecue, l'orticello che mi sono dimenticata di tingere il terreno. Per fortuna almeno tingere il terreno è gratuito. Comunque qua abbiamo il nostro orto e qua c'è questa piccola verandina dove... Oh, mannaggia la miseria! Questo benedetto... Questi tetti, perché ho rimodificato la casa in corso d'opera, quindi alcuni tetti ho dimenticato di riadattarli. Comunque questa piccola verandina, vorrei farvela vedere la casa, ci sono dei cc, ve lo dico subito, ma ormai lo sappiamo. La casa è questa, entriamo, vogliamo entrare, proviamo a fare questo sistema. Ok, dalla porta, entriamo in casa, oh qui abbiamo... Arianna che guarda su Nuovi Averi. Qui c'è il salotto. Molto tranquillo, semplice. Mi piaceva quella poltrona là, molto vintage. Ce la vedrei bene per una nonna qua alla rete da pescatore. Comunque mi piace molto come decorazione. E niente, questi mobili di questi colori un po' in contrasto. Qua abbiamo la scrivania. Qui l'ingresso con varie foto di Anna e dei genitori quando si sono sposati. Da questa parte abbiamo la cucina, un piccolo cucinotto, come possiamo notare, molto semplice, molto carino, e là si va nell'esterno, ma noi adesso lasciamo stare e faccio vedere questa parete, queste foto. Ok, qua c'è un corridoio, entriamo nel corridoio. Quindi c'è questo disimpegno con le scarpe, questo cappottino. Entriamo in questa porta. In questa porta troviamo il primo bagno, il bagno padronale, quello più grande della casa. Con la doccia, ovviamente servizi, e la vasca per le pupatte, anzi per la pupa ormai è una sola, e Hunter. Quindi questo è il bagno numero uno. Adoro questo qui a forma di elefantino. Ok, usciamo dal bagno. Notiamo, questo è il corridoio, qui c'è un'altra porta, entriamo in camera di Anna, una camera non tanto grande con una scrivania dei giocattoli, è un po' disordinata come potrete notare, il suo gattone e lì la porta che va sull'esterno. Bene, continuiamo il tour, questo al momento me la faccio vedere ma è una stanza vuota. Un domani avevo intenzione di farci una palestrina
Ragazzi, mi viene il nome incredibile. Perdin. Ok, qua c'è quest'altro disimpegno. Andiamo in questa porta con calma ed entriamo nella cameretta di Savanna con la nostra giraffa, cuoricini, nostro cassettone. La camera di Savanna, stavo per chiamarla Dakota, mi piace veramente un sacco. Ah, ecco, da finire qui ci manco il letto sopra, però al momento non ho soldi, quindi niente. Questa è la cameretta di Dakota. Ehi, ciao, ce l'ho con Dakota, di Savanna, dovrò mettere il comodino con l'abat-jour, ma quando faremo i soldi. E questo è quanto, questa è la sua piccola cameretta, la che trovo comunque molto carina. Benissimo, usciamo dalla camera di Savanna, ho detto Savanna, notatelo. Qua c'è una specie di ripostiglio con dei vestiti e uno stendino, cioè uno stendino, un asse da stiro e vari stracci per pulire. E qua, in questa porta, entriamo nella camera. Oh, ciao Anna, questa è camera dei genitori di Anna, quindi di Arianna e Dean. Qui abbiamo il nostro cassettone, la toeletta, il letto, la loro foto. E qua, niente, c'è semplicemente questo attaccapanni. Qua c'è un'altra porta, anzi ce n'è due. Questa va all'esterno nella piccola veranda dove c'è solo una poltrona al momento. E questa invece va nel bagno privato di Dean. Ecco, lui è qui con la piccola Savanna. Comunque questo è il bagno privato di Dean ed Arianna. Piccolo, ma funzionale, tutto sommato. Ok, direi che possiamo andare proprio in gioco. Ok, vediamo. Come state, bimbi miei? Come state? Tutto sommato bene perché li avevo curati abbastanza. Però è mezzanotte, quindi te ne vai a dormire. Anzi, sai cosa? Ti ci manda. Anzi, no. Oddio, ho scordato di comprare il vasino. Spero che mi c'entri di comprarlo, ma io ho paura che dovrò vendere qualcosa. Infatti, il vasino costa 75. Cosa posso vendere? No, questo non lo vendo. Questi panni. Vai, prendiamo i panni e compriamo il vasino. Qui al momento non c'è niente. Un domani. Niente, volevo farci una specie di reparto lavanderia, ma ho trovato abbastanza inutile il reparto lavanderia, non essendoci comunque nemmeno ancora lo staff eco-living, e sarebbe solamente a scopo decorativo. Però un domani che uscirà eco-living, non vedo l'ora, se perché pare ci siano le lavatrici, queste cose qua, ho intenzione di usarlo per quello. Allora, intanto facciamo una passeggiata breve. Ah, può darsi che troviate dei cambiamenti in Arianna e le bimbe, perché come dicevo, avendo, ecco, per esempio, questo fard, da dove esce fuori? Comunque, vabbè, avendo cambiato le mod e i CC, ho cambiato le skin, ho cambiato tutto, per cui sono sicuramente un po' diverse da come erano prima. Non che ci sia questa differenza abissale, però. Mentre lei va a farsi un giro, lei dov'è andata? Ah, è lì a giocare con la casa delle bambole, in realtà con la camera della sorella, però fa niente. Colloca nello scenario, ok, ancora non ha compiti da fare. Potrebbe scrivere però nel diario. Non ricordo la sua quanto le mancava. Ok, sì, ancora giusto, l'aveva appena compiuto gli anni. È folle lei, è folle. Ok, le avevo comprato il diario, ma in realtà non glielo voglio prendere, non lo voglio far usare perché fondamentalmente lei è folle, quindi non voglio che abbia un buon controllo emotivo, anzi voglio che ce l'abbia pessimo il controllo emotivo. Per cui le facciamo, non c'è, raccontati una storia, raccontati una storia. Io non amo molto il tratto folle, dico la verità, non lo uso mai. E ora se c'è il tratto folle è solo ed esclusivamente, ma cosa state facendo, ragazzi? Perché siete piantati qui? C'è qualche. Ah, il bagno. Ah, il bagno vi dà fastidio. Il WC. Ok, allora mi sa che è l'unica cosa qui da fare. Sì, perché questo bagno è piccolissimo. Fammi vedere una cosa. Ok. Cambiamo questa cosa. Ok.
dovremmo riuscire ad uscire. Insegna a Savannah ad usare il vasino. Mentre Arianna è qua con lui, con Hunter. Fate i vostri giretti. Tra pochissimo è il compleanno di Arianna. Le dovremo far festeggiare il compleanno. Io intanto vendo le rane. E qui ragazzi, i soldi sono veramente una scocciatura, proprio come nella vita reale. Soldi, soldi, soldi malefici. Però io lei la vedo folle, la vedrei anche geniale, la vedrei tipo una scienziata, qualcosa del genere. Dico la verità, sto ringraziando che non sia lei l'erede, perché l'erede col tratto folle non mi fa impazzire. È un tratto che proprio non adoro. Ok, torniamo a vedere l'insegnamento. Oh, ma guardatela, lei è veramente cucciosissima. È troppo carina, Savannah. Sì, Savannah, ci ho azzeccato. Per una volta ci azzecco, mi correggo. Ok, è meravigliosa. Guardate che faccine! Potevo far fare al contrario, lei portare Hunter. Se potresti fare, mandala a cacciare, dai. Vediamo se ci porta qualcosa di valore. Tu fai un'altra cosa invece, scava. Scava. Oh, c'è pure questo, quindi scava anche questo. Beh, niente di che. Niente di che. Assolutamente niente di che. Perfetto, oggi i cani che sono agitati. Tesoro, che c'è? Oggi i miei cani hanno non sa, non hanno fermezza. Diamolo qui il certificato di nascita. Eccola qua, la piccolina. Allora, facciamo che legge a Savannah per farla addormentare. Tu sai cosa fai? Cura il giardino. E poi andate a dormire anche voi. Riusciamo a camminare un po' più veloci? Dai. Hunter sta cacciando. Come cammina? Sì, vabbè, ragazzi, ovviamente le vedremo incastrate nei vari mobili perché. Ma io questi glitch li sopporto volentieri perché adoro questo mobile. Dormi, piccina, dormi. Tra l'altro, devo sistemare la luce a questo. Colore e intensità di questa luce gliela farei. Oh, facciamogliela così, dai. In tono con la camera rossa, mi sa un po' di. Mettiamo a letto anche Anna. Te cosa fai? Te ripulisci questa cosa per cortesia? Invece di leggere. Andiamo, Anna. Mamma ti porta a letto. Poi voi potreste fare un po' di fichi fichi. Ecco, perfetto, hai capito al volo. Non so, perché devo ancora testarlo, ragazzi, questo. Ecco, vedi, questi vasi danno fastidio. Me lo immaginavo. Cos'è che ti ha dato fastidio? Il fatto che. Ok, perfetto. Le luci le facciamo automatiche. Tutte le luci. Tu dove vai, Arianna? Prendi dell'acqua, ok. Sei sete. Questo è il suo nuovo pigiama. Lui fa le flessioni, ragazzi. Ma l'avete fatto fichi fichi? Ma che? Ragazzi, vi ho detto di fare fichi fichi e poi di andare a dormire. Con la foto del vostro matrimonio che testimonia il vostro amore. Ma cavolo, non è 6 di mattina, allora svegliatevi. Perché tanto sì, in effetti vi avevo. Ah, ma no, ecco perché avevano livelli alti. Perché li ho. Ah, sì, ho fatto tutto il casino per prenderli, recuperarli. Ho fatto un macello, ragazzi. Ce l'ho fatta.
però alla fine questo punta. Allora, tu fai una cosa per fare jogging. Anzi, gratta il posto preferito. Ti puoi svegliare, tesoro. Te invece vai a farti uno yoga, un po' di yoga. Fai centratura energetica. Usa. No, no, parte no, vai. Vai in bagno prima. Cosa, vai al lavoro? Sì. Allora andiamo al lavoro. Questo non lo finiamo mai, non do mai lezione a nessuno. E lei fa yoga. Io ho detto, cioè, trovo adorabili i simi che fanno yoga. Anche se, certo, mi sono messa proprio nella prospettiva peggiore. È che qua non si vede, ma perché lo fa al contrario? Eppure l'avevo messa. Hunter, tu. Certo, lui corre addosso alla padrona. Io questo giardino senza alberi comunque lo trovo veramente triste. È che finché non guadagno qualcosa. Anzi, mi fai vedere se lei per caso va al lavoro. Vai a fare pipì dopo, dai. No. Mannaggia, proprio l'unica volta volevo che andasse al lavoro. Non mi ci va, perfetto. Allora, già che hai fame, prepara. Servi la colazione, fai delle uova e toast. Tu come stai? Hai fame? Devi andare a scuola però, quindi niente. Ok. Ah, cavolo. Riempi e chiama Hunter per mangiare. Ormai ti faccio finire la tua sessione di yoga. Poi festeggeremo il suo compleanno, che ahimè è vicino. Cavolo! No, non è stata molto brava. Hunter, ma a te ti piace saltellarle addosso? Vabbè. Questa cosa però mi fa impressione. Non fa male alla schiena tirarsi su così? Vabbè, evidentemente no. Comunque lei è felice per aver fatto fichi fichi bene. E fichi fichi è stato memorabile. Oh, bravo Dean. Anzi, Dean, lavora sodo. Tu puoi studiare sodo, perché comunque lei la vedo un po' secchiona. Dai, vai in bagno. Che? Vabbè. Dean nota in palestra un sim dall'aria smagrita e si sforza di sollevare la panca, un peso davvero notevole. Deve intervenire? Sì, l'aiuta lui. Ma oggi la tua casa non sembra aver bisogno dei miei servizi. Andrò al mio cliente successivo. Quali servizi? Non ho nessun servizio. Comunque, aumento del rendimento piccolo. E vabbè, ci accontentiamo. Oh, ci ha portato un regalino lui. Kira. Ah, Kira, l'ho cambiata giusto. Ecco, oggi potremmo andare a trovare Kira, già che non lavora. Però no, veniamo a trovarti dopo. Adesso mangiamo qui a casa un attimo. Sistemo la bimba, non le ho comprato il seggiolone. Oddio. Casella dimenticata, un'altra prova standardizzata. Quando Anna ha quasi finito, si accorge di aver dimenticato una casella poco dopo l'inizio. Tutte le risposte che ha scritte sono inalterabili. Inizia a informare l'insegnante, ma capisce che dovrà ripetere l'esame. Tanto è solo una prova standardizzata e non ha effetto sul suo voto, quindi confessa l'errore o consegna. È folle. No, non la vedo sinteggerrima, ma la consegna e basta. Anna completa le ultime domande. Non hai fatto da mangiare, vabbè. Anna completa le ultime domande in modo corretto e decide di sperare per il meglio. La scuola ama vantarsi dei voti delle prove, ma quanto può contare una singola prova? Sfortunatamente l'insegnante ritiene che conti molto. Per assicurarsi che Anna si metta in pari, assegna lavoro extra per il mese seguente. Ecco, perfetto. Allora, facciamo così, apriamo. C'è del cibo, quindi perfetto. Ho sbagliato, ragazzi, scusatemi. Oggi sono rintronata. Prendi una porzione. Che sicuramente hai fame. Infatti. Intanto facciamo coppia sterane. E appena hai mangiato anche te. Andiamo. Ma non gliel'hai dato da mangiare? Arrivo, Hunter.
Riponi. E finisci di mangiare per cortesia, perché poi ti viene fame. Lui è arrabbiato. Ah, perché lui è il tipo che l'ha urlato contro. Ok. Fatti una doccia veloce. E poi ce ne andiamo da Kira, che ho fatto in maniera tale che vivesse insieme a Brent e che avessero insieme un figlio. Congratulazioni per aver iniziato la tua collezione di elementi. Se vuoi sfoggiarli veramente, valuta l'acquisto del raccoglitore espositivo. No, onestamente non mi interessa. Mi interessa di più venderli. Potrei vendere la macchina fotografica, che è 1600 simoleon. Però mi scoccia venderla, non la volevo vendere. Cos'è questo? Ah, perfetto. Il mio robottino che ha i rifiuti pieni. Ah sì, perché giusto, ecco, questa cosa non ve l'ho detta. Praticamente, prima di fare la casa, ho fatto andare entrambe al pozzo dei desideri. Dean è stato fortunato, ha vinto la lotteria. Lei invece, sì, è andata con la via di mezzo, che doveva ricattare un sim. Ovviamente l'ho ricattata. E ho ricattato questa Maika qua. Allora, andiamo da Kira. Andiamo noi, perché suo figlio non lo conosciamo. Quindi ci andiamo. Intanto non posso viaggiare. Sì, posso. Ci portiamo anche Hunter. Eccoci qua. Ah, è una buona casa. Oh, lui è il figlio di Kira e Brent. E invece lui o lei, non mi ricordo, è il loro cane. Wally è il loro cane. Ok. Io voglio assolutamente... Allora, intanto presentate anche te. Presentazione divertente, perché poi dobbiamo poterlo reinvitare a casa e mi serve che lo conosci. Poi bussiamo alla sua porta e lei si mette a parlare con il sim estraneo, visto che ha la sua età, sono coetanei. È molto carino anche lui, è adorabile. Guardatelo come chiacchiera e gesticola nel chiacchierare. Ok, lei è qua. Vediamo. Ah, qui c'è Brent. Colpo d'anca. Discusi delle strategie di gioco. Ma c'è Kira? Sì, Kira è una madre un po' anzianotta, in effetti. Però, d'altronde, che dobbiamo fa? Ci sono, no? Ormai le donne più grandi hanno comunque figli. Non è che dobbiamo avere per forza 20 anni. Comunque, mi dispiace, ma Kira purtroppo non c'è. Il che mi dispiace, perché ero venuto a trovare fondamentalmente Kira. Mentre gli adulti chiacchierano... Non ci credo, lui è passato dalla porticina per cani! Fantastico! No, non urlare contro. Parla con il semestraneo. Perché sei triste, piccolina? Ah, per il genitore assente. No, io l'adoro, Savannah. No, non voglio altri figli, perché voglio sia lei la mia erede. Assolutamente. Quindi, figli, basta. Prenditi cura di te, sei bravo. Tu chiacchiera. Chiediamo di un altro sim. Chiediamo di Kira. Dov'è Kira? Eccola. Parla con il semestraneo. Parla ancora con il semestraneo. Cosa ci ha detto? Non ci ha detto nulla? Non ci ha cagato? Kira mi piace piuttosto in gamba. Comunque c'è un figlio insieme, quindi sarà bene. Impariamo a conoscere quello che forse potrebbe anche, chi lo sa, vediamo, però potrebbe anche diventare tuo genero, tuo cognato, genero, sì, ho detto bene. E scopriamo che è un bimbo scatenato. Amore, cos'hai, tesoro di mamma? Vai a giocare con la tua bambina ora. E abbracciala affettuosamente e poi torniamo a casa. Oh,
specie di Eleonora sta svanendo. Pazienza, non mi interessa moltissimo. Kira non c'è, mi dispiace. È triste adesso, perché l'ho sballottolata troppo. No, ovviamente è felice, vabbè. Andiamo a casa, dai. Eccoci qua, siamo tornati. Lei cosa? Ha sonno. Lui che è furente. Ah no, lui è solo furente. Allora fa una cosa. Insegna la piccola a parlare un po', dai. Facciamo un po' di... Abbracciala affettuosamente e poi le insegniamo qualche cosa. Insegniamole gli animali. Insegniamole gli animali. Lei si fa un pisolino, anzi no, lei si fa un pisolino nel letto. Fai un pisolino. Lei è annoiata. Tesoro. Dai, ti manda a guardare un po' di cartoni. Guarda un canale. Canale per bambini. E poi facciamo i compiti però, eh. Oggi c'è distrarsi e disastri in città, ma noi non andremo. Che bel programma, interessante. Tu sei ancora furente, dai, quando ti passa? 5 minuti, ok, manca poco. Fai una ramanzina sulle cose delle pu... No! No, 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 no! No! Ah, no! Fermo! No! Dove sei, Tristo? No, 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 no! 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 No, Hunter. No, ragazzi, veramente triste quando muore un animale. Non... Cavolo. No. Vabbè, ragazzi, questo è un momento di silenzio, non c'è molto da dire. No, guarda, no, vabbè. Piango anch'io adesso. Intanto gli dico di cambiarsi d'abito io. Purtroppo. È triste. Cavolo, con quanta cattiveria! Il lutto per Hunter. L'unica che per ora non se ne è accorta è Arianna, perché sta dormendo. No, guarda che... No, che cosa... triste. Volevo vedere se c'era tipo... conforta, eccolo c'era, e l'ho saltato. Ehi, allora ce l'ho, eh. Senti, guarda, lascia stare, lo ripuliamo dopo. Conforta la tua bambina. Vattene da casa mia, tu! E poi liberiamo lo spirito nell'aldilà. Anzi, liberiamo lo spirito subito. Abbracciamola. Anzi, confortiamola, che non l'ha fatta alla fine. Kira. Confortiamo anche lei? Abbracciamola affettuosamente. Vabbè, lui non la vuol confortare, dai. Ok, non la confortare, allora ripuliscimi. Tu. Vediamo cosa puoi farmi. Come stai intanto? Dovresti mangiare qualcosa. Vabbè, corri qua intanto. Poi lo ripariamo.
Prepara, servi la scena, tu intanto fai una tilapia fritta, dai. Abbracciala affettuosamente, siete entrambe tristi per la... Ragazzi, siete tutti qui? Lei deve cucinare. Ok, grazie ragazzi, grazie. Questo lo butto io, dai. Allora, tu dai il cibo a Savanna. E gli diamo dei piselli, visto che è l'ora di cena. Gli diamo anche una bevanda, gli diamo dell'acqua. E con i piselli, insomma, non ci vedo tante altre cose. Che carine, però. No. No. Metti Savanna qui. Dai, Dean. Collabora. Tu smetti di parlare con la tua sorella, perché altrimenti non... Lui non mi fa niente. E chiama a tavola. Ferma, ce l'hai già. Dove vai? Siediti qui. Mangia e ti siedi qui. Tu svegliati, prendi una porzione e ti siedi qui. È vero che non avevi tutta sta fame, però. Mi piaceva fare anche a lei una foto, però. Diamo questa a lui, così le facciamo fare una foto. Certo, mentre è triste non è proprio il momento ideale per fare la foto. No, dai, non è il momento ideale. Ma perché non mangi tu? Vuoi ma... Non capisco perché non sta mangiando. Dove è finita la tua tilapia fritta? Vabbè, prenditi una porzione, però magna, per cortesia. E siediti. Maledizione. Ecco, lei ha fatto un pasticcio. E Dean la rimprovera. Guardate come la guarda! Anche lei l'ha rimproverata, ragazzi. Ha capito, dai. Raccontiamole un aneddoto divertente, magari proprio su Hunter. Discuti dell'umore triste. I pasti in famiglia mi piacciono un sacco. Poi tu potresti chiedere un consiglio a te a lei. Chiedere della scuola. Vai, brava. Puliamo. Pulisci i piatti vuoti. E pulisci questo. Questa scrivania non mi piace, la devo cambiare. Ok, ragazzi, scusate, una cosa noiosa, però mi fa guadagnare soldi. Dobbiamo, tra l'altro, anche pagare le bollette. Quindi, a maggior ragione, questa cosa mi serve. Lo fanno tutti. Dai, 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 dai. Ok. Ah, tu stai facendo qui. Ok, quando tu hai finito, Dean, vai a pagarmi le bollette. Ma queste? No. Non gliel'ho fatto scrivere io, no. Ok, le bollette le abbiamo pagate, 793 simoleoni rimasti. E siediti, va, finisci di mangiare seduto. Ok, no, è finito. Allora, fermo. Ci hai pensato, fermo, le pulisci. Le pulisce, lei cosa fa?
Ah, andata a dormire, no, sono mia. Lei a dormire lì. No, vai a dormire qua, piccola. Butta via questo schifo che ha fatto sua figlia. Questa si può anche spegnere, direi, no? Ecco, tu, Dean, prima di andare a letto, fammi una cortesia, riparami questo coso. Usa, vediamo se si può usare. Sì, perfetto. E dormi. Dove vai? A lavarsi le mani. Dormi anche tu. Questi li buttiamo. Ce li buttiamo, li vendiamo. 120 questo, buono. Ma l'hai riparato? Vabbè, ci vediamo appena si svegliano. Ok, ragazzi, Dean si è svegliato alle 4:37 di mattina. Alla faccia del mattiniero. E c'è ancora da svuotare i rifiuti di questo. Quindi facciamolo. E poi diciamo di tornare all'attracco perché è rimasto qui. E io voglio assolutamente fargli avere un altro cucciolo. Un altro cane. Potremmo prendere un Misha o un cane. Però di quelli adottati non lo so. Volevo, in realtà volevo una razza precisa. Vediamo che cani c'è però. Ok, rieccoci qua e diamo il benvenuto a Frida, che stanno usando qualcosa, un pastore tedesco. Lui, vai a farci amicizia, lodalo, imparalo a conoscere, parla con e poi offriamoli, diamo un dolcetto anche e gli offriamo l'amicizia. Purtroppo Hunter resterà sempre nei nostri cuori. Ma vorremmo molto bene anche a te. È meravigliosa, poi adoro i pastori tedeschi. Lui adesso le starà raccontando di Hunter. Era, guarda il cane che avevamo prima, ti sarebbe piaciuto. Hunter era un cane fantastico, sono sicura che vorremmo che anche tu sei meravigliosa e non vedo l'ora di conoscerti. Abbraccio confortante. Ce l'abbiamo offerta l'amicizia, l'ha accettata? Sì. Ok, si sta addestrando. Addestriamola a seguire il padrone. Ah, intelligente. Lo sapete che non ho guardato i suoi tratti? L'ho anche fatta io. Ho leggermente cambiato anche Savannah, mamma la pena, e anche Anna. Gli ho cambiato i capelli, che trovo che le stiano molto meglio. Questi. Dormono tutti, tranne Dean. Che vabbè, sta addestrando la nostra nuova cucciola di casa, purtroppo, dopo la morte di Hunter. La volevo riprendere comunque, ma Anna, se vai a scuola tra un'ora, svegliati e vai a farti una doccia. Fai una doccia veloce. Oh, piccola, non so che sei triste. Adoro anche lei, eh. Però Savannah, ammetterei di avere un debole per Savannah. Oggi dovremmo andare anche a lavorare con Arianna. Deve divertire. Allora, facciamo così, gioca con lei. Così ti sale la barra del divertimento. Oh, lei si è svegliata. Wow, sei in versione sexy, Arianna. Potresti fare una cosa. Aggiungiamo informazioni sui nuovi studi. Ok, no, partecipiamo. Sì, partecipiamo perché voglio ottenere la promozione. Vediamo se vi porto come al lavoro o se ci vediamo dopo. Intanto io vado e vedremo quanto viene lungo questo episodio. Avvisa la dottoressa Montreschi, in sala d'attesa è appena entrato un sim estremamente malato, a malapena cosciente e capace di reggersi in piedi. Raggiunge rapidamente il banco della reception e si... Il sim necessita urgenti cure mediche subito. Accidenti, addirittura.
Sì, il banco della recezione. Ma deve essere lui, sicuramente. Ammette il paziente. Ok, basta, non annusare, faremo qua. Ah no, è lui! Opera chirurgicamente. Ok, che meraviglia! Operiamo! No, non mi era mai successo. Eppure avevo già fatto dei sim con la carriera medica, ma questa cosa non me la ricordavo io, assolutamente. Per me è nuova. Ecco, sì, effettivamente se c'hai uno stura lavandini nello stomaco, qualche problema dovrai pure averlo. Bene, questa cosa spruzza ovunque, tranne che dove deve spruzzare. Lo frulliamo, tra l'altro il paziente è sveglio mentre operiamo, vabbè. Dai, Mitchell, starei bene, si spera. Oh, l'operazione chirurgica ha avuto successo. Perfetto, quindi adesso dovremmo avere due, esatto. Due sim. Ok, allora, Ariane è stata promossa specialista medica. Guadagnerà 60 simoleoni in più all'ora per un totale di 195. Abbiamo ricevuto anche 1136 simoleoni di bonus. La scrivania del dottor Deligente, tratto salute di ferro. Il suo prossimo turno è mercoledì alle 9. Perfetto, 1755 simoleon, che fanno sempre comodo da mettere in saccoccia. Siamo tornati a casa dopo la nostra meravigliosa promozione. Ah, volevo farti cambiare di abito. Cambia abito, mettiti un abito quotidiano qualsiasi. Purché tu ti tolga di dosso questa cosa. E anzi, fai una cosa tu. Prepara la scena. Facciamo del pesce fritto, che abbiamo del pesce. Tu invece ti occupi del giardino. Sì, quella sarà la tua palestra, appena racimoliamo un po' di simoleon. Tu cosa stai facendo, piccolina? Niente di che, vedo. Costruisci una torre subito. Con Anna, dai, costruiscilo con tua sorella. Devo cambiargli la posizione di questo. Poi piacerebbe che parlasse, accarezzasse. Imita. Parla con. Puoi parlare mentre fai la torre, no? Perché sei furente, hai fame! Ok, tesoro, arrivo. Cos'è questo? Riprendi pesce fritto, certo. Questo te lo butto io. Qui c'è qualcosa di sporco. Questo se lo mangio da piccola. Mangio tramezzino al formaggio grigliato. E devo, ho bisogno di fargli anche un bagnetto. Domani, tra l'altro, è il compleanno di Arianna. Eh sì. Ok, aggiungiamo le candeline prima che qualcuno se lo prenda. Vabbè, nessuno vuol fare il bagno a Savanna, ragazzi, però, Dio buono, mi deste un pochino di retta. Non devi parlarci, le devi fare il bagno. Le devi. Vabbè, ok, lasciamo stare. Festeggiamo e lei assaggia la grassa. Tanti auguri, Arianna! Che canzone è questa? Va bene, dai, riprendi una porzione. Prendi un pezzo. E anche te. Prendi un pezzo. Vediamo se riusciamo a farle il bagno a questa bambina, perché è una cosa agghiacciante questa. Cura del bebè, fai un bagno con la schiuma, fallelo come vuoi, con, senza la schiuma, come ti pare. Non mi interessa. E poi metti a letto Anna. Ce la facciamo? Brent, bisognerebbe che. No, dai, no, porca miseria, no. Brent, vattene te, levati dalle scatole.
Basta, ragazzi, no, voglio fare il bagno a sta bambina, quindi arrivederci a tutti. No, ora che devi andare via mi sembra brutto, cioè arrivederci. Oh, ce l'abbiamo fatta! Benissimo, quindi sul bagnetto di Savannah, che è veramente lezza. Anzi, guardiamola bene mentre vi saluto. Sul suo bagnetto, io vi do appuntamento alla prossima puntata, che può darsi che sia anche l'altro progetto, che non so se avrò già iniziato quando guarderete questo episodio o meno. Comunque, qualcosa che sostituirà la famiglia Watson ci sarà. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Se vi invito a iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati. E niente, noi ci vediamo la prossima volta. Sub-sul!